Sì, eccoci in diretta con Boscaglia, intanto per fargli i complimenti perché ha fatto scacco matto al Pescara dopo i primi 10 minuti dove il Pescara comunque ha provato, poi avete preso bene il campo, avete controllato per le operazioni e avete vinto con merito. Ma sapevamo di un inizio importante del Pescara, sapevamo che loro giocano un certo tipo di calcio molto propositivo, con le catene di sinistra e di destra che si sovrappongono continuamente, che dovevamo prendere le misure nonostante l'avessimo preparata in quel modo, però loro sono bravi, abbiamo rischiato qualcosa, poi nel momento in cui abbiamo visto che comunque c'era continuamente una traccia centrale che avevamo comunque provato in settimana, l'abbiamo fatto, abbiamo preso campo e abbiamo ribattuto colpo su colpo la partita. Il primo tempo è stata equilibrata, ma noi abbiamo veramente fatto qualcosa di diverso rispetto alle altre volte, perché comunque quando giochi con una squadra del genere devi provare a fare qualcosa di diverso. Siamo stati bravi a fare gol, a contenerle, e poi nel secondo tempo, dopo il 2-0, ci siamo un po' abbassati, abbiamo veramente rischiato poco, abbiamo rischiato di fare il 3-0, abbiamo sofferto perché comunque gli abbiamo dato campo ad una squadra fortissima e abbiamo rischiato in una situazione dove è stato brevissimo Perucchini, però la partita poi è andata bene per come volevamo, bravissimi ragazzi perché hanno giocato con grandissimo coraggio, perché se viene a giocare a Pescara e viene a giocare con un po' di timore la partita la perdi sempre, e invece noi dobbiamo avere il coraggio di affondare quando c'era la possibilità, e l'abbiamo fatto. Le chiedo una cosa, le chiedo Boscaglia, lei ha detto dovevamo trovare la traccia per vie centrali, il fatto che il Pescara ha spinto molto con le catene, con Meazzi a chiara trazione anteriore, lo stesso Tuniov che cercava di andare con Floriani e Merola, vi ha liberato qualche spazio di troppo? Quello avete preso? Beh, quello è ripartenza, quello quando recuperavamo palla avevamo tanta libertà, però su giocata dal basso loro si mettevano con un 4-5-1 e i due centrali nostri sono stati fantastici perché dovevano liberarsi il loro attaccante che faceva un po' il pendolo, però quando poi Pasini e Mondonico andavano dentro usciva sempre una mezzala loro, e quando usciva una mezzala noi eravamo in 3 contro 2 e lì dovevamo cercare la giocata su o basso o Colì o Gatto, e l'abbiamo trovata sempre, poi ci spostavamo da destra a sinistra, abbiamo cercato di mettere in difficoltà naturalmente. Le do l'auricolare per una domanda prima di lasciarla ai colleghi da studio da parte del nostro Massimo Profeta. Massimo Boscaglia ti ascolta. Sì Boscaglia, intanto complimenti per questa vittoria, è un po' emblematico quello che stava dicendo, proprio l'occasione, il primo gol, no? Lo sviluppo che c'è stato, che è stato molto positivo a mio avviso, avete mosso benissimo il pallone a trovare proprio le linee di passaggio alle spalle dei centrocampisti del Pescara, una bella azione, non c'è dubbio alcuno. Sì, l'avevamo preparata così, sapevamo che loro comunque se si fossero messi con i due esterni d'attacco in zona laterale con i centrocampisti dovevamo trovare spazio in mezzo, non potevamo trovare spazio esterno, e lo spazio in mezzo lo potevamo solo trovare se facevamo uscire una loro mezzala, e per fare questo dovevamo portare un nostro difensore centrale a fare quasi da regista per trovare poi una traccia, visto che comunque loro uscivano con una mezzala, noi ripeto come ho detto prima eravamo sempre in 3 contro 2 lì e dovevamo trovare una traccia ai fianchi del loro play, l'abbiamo trovata con Colì, poi siamo andati esternamente e abbiamo giocatori anche noi bravi nell'uno contro uno, e Cioffi ha fatto un'azione importante, abbiamo fatto gol. Grazie al tecnico Boscaglia, tra l'altro con una vittoria contro la Lucchese già salva, se non erro siete aritmeticamente salvi, sì, no? Sì, perché avete più 10 dalla Fermana. Dobbiamo però ancora farla, quindi ci dobbiamo preparare bene, non ancora fatta.